Quello che volevo era terminare subito e non entrare in questa parte. Insomma, non ci volevo entrare, né volevo dire sì, l'ho visto. Questi 13? Sì. E com'è che ha cambiato opinione nello spazio di 24 ore? Nello spazio di 24 ore, quando sono poi venuti in istituto a prendermi, e poi lì alla Digos ci hanno avuto un altro modo di interrogarmi, Presidente. Il modo che abbiamo intravisto nelle intercettazioni. No, è stato assolutamente questo, perché non l'avrei accettato. Sì, ho capito. Posso continuare? No, vogliamo sapere questo altro modo, vogliamo che completi la risposta. Lei ha parlato, signora Letto, di altri modi. Ecco, sì. Ci vuole spiegare qualcosa. Gli ambienti erano sempre gli stessi, la giornata era un'altra. E io avevo oramai accumulato ore di permanenza nella polizia, dove era un ambiente che per me non c'era mai stata. Però quel giorno posso dire con sicurezza che ho trovato delle persone serene, tranquille, che mi hanno dato una certa tranquillità, e questo è quello che cercavo. Per cui si erano fatte forse l'una e mezza, le due, mi hanno offerto una colazione veloce. Poi abbiamo ripercorso, ripensato, abbiamo insieme io e questi altri due funzionari il perché, il per come io avessi dovuto avere la capacità di ricordare quello che avevo, detto e che cosa mi avrebbe portato. Io dicevo la mia cosa, cioè la mia responsabilità, quali erano. Loro mi dicevano che mi dovevo salvaguardare in questo senso qui. Abbiamo parlato, abbiamo rifatto dalla mattina fino, ripercorso tutta la mattinata, e ringraziando Dio, con la loro buona volontà, io ce l'ho fatta, esternare tutto quello che sapevo. Ha finito, signora? Sì. Signora, ecco, ma neanche durante la nottata fra il 13 e il 14, che è proprio il momento in cui matura questa sua svolta sul piano delle dichiarazioni da fare. Chiedo scusa, Presidente, non è la svolta, l'ha detta adesso, è avvenuta la presenza dei due funzionari della Digos, non durante la nottata. Noi non siamo ancora così capaci di capire la domanda soltanto dalle prime due parole. Io vorrei dire, la domanda. Eliminiamo la svolta, Presidente. Non è questo il problema. Lei nella nottata tra il 13 e il 14 esternò perplessità, preoccupazione ai suoi? Sì o no? Nella nottata no, me la sono tenuta per me. A se stessa, vediamo questo, certo. Per completezza. O a se stessa. Certo. Sì. Ha finito? Quindi a se stessa? Certo. Sì. Ai suoi familiari no? No. No, ho capito. Signora, il nome di Ferraro emerge per la prima volta durante l'esame dell'11 giugno. Sì. Ecco, benissimo. Emerge quindi durante l'esame in cui lei ha continuato a negare. L'11 giugno è negato. Sì. Chi ha fatto questo nome? Di Ferraro? Io non lo ricordo, però è venuto nei discorsi. È venuto? Lei non l'ha fatto. L'avranno fatto altri. Chi la stava esaminando? Chi mi stava esaminando? Come hanno fatto il nome della dottoressa Lipari, e mi dicevano ci sono cinque persone, fin dall'inizio mi hanno detto c'erano cinque persone là dentro, c'era anche lei. Signora, ma ieri il dottore La Speranza ha detto che lui ha formulato domande a lei soltanto in relazione alle acquisizioni che già vi erano in atti e alla data della la Lipari, e l'acquisizione alla quale ci riferiamo, ancora non aveva fatto il nome di Ferraro. Ecco. E allora questo nome da chi promana? Scusi, avvocato, è necessario a questo punto che lei prenda il verbale 11 giugno. 11, ha detto 11, e ci legga la frase dove compare. Senz'altro, Presidente, tanto perché volevo proprio contestare il verbale.
perché se la domanda è... Ecco, 11 giugno, Presidente. C'è a un certo punto, a mezza pagina, a domanda risponde. Prima, nella prima parte del verbale, si è parlato soltanto di Liparota, di Alletta e via di seguito. A metà pagina, ha domandato risponde, a dire, certo Presidente, non sappiamo quali sono le domande, c'è il vezzo di dire, domandato risponde. Sono a conoscenza del fatto che Ferraro è assiduo frequentatore dell'istituto in quanto consulta dei testi. Il nome di Ferraro venne fatto l'11 giugno. Ecco, vorrei... venne fatto alla signora l'11 giugno. La signora continuò a negare. Sono assolutamente certa di non aver incontrato in istituto il dottor Ferraro. Sì, ecco, allora qual è la domanda? La domanda è questa, chi gli ha fatto il nome di Ferraro? Ma c'è scritto a domanda risponde, qualcuno avrà domandato, Ferraro frequenta la mia... Ma veramente, ma sei, no? Ma Presidente, che vuol dire? A domanda risponde, la domanda consiste in questo, Ferraro frequentava l'aula e la risposta è stata, frequentava l'aula. Sì. Presidente, la mia sorpresa dipende dal fatto che il nome di Ferraro ancora non era agli atti del processo. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Sono maschera, sono già interrogato. Se lei ha presente un altro processo, avvocato Siracusano. Ma che dici, altro processo? Ma per cortesia. Ma per cortesia. Ho avuto le tre carte. Ma scusa il nome. Vado a mente, ma mi pare che le prime dichiarazioni della dottoressa Lipari fossero intorno al 23-24 maggio. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che da lunga pezza c'è l'anno di Ferraro non parla, comunque in epoca precedente di Ferraro non parla, parlerà col padre ma al mattino il 24 per telefono, ma il 23 non parla. Ma l'intercettazione telefonica secondo lei che cos'è? Il Corriere dei Piccoli? Ma io vorrei almeno la signora mi dica, me l'ha chiesto il pubblico ministero, io questo ma sta zitto, a domanda risponde, a domanda di chi? Della Befana, avvocato Siracusano. Sì, va bene, cambiamo argomento. Signora, abbiamo chiarito la situazione. Abbiamo chiarito la situazione. Presidente, sappiamo che ci sono state 5 o 4 ore di intercettazione ambientale, accompagnata dalla videoregistrazione. La signora, oltre a negare, reagisce di fronte alla rappresentazione dei fatti profilata dalla Lipari. Signora, lei ricorda di avere formulato questa domanda e la domanda formulata in quella videoregistrazione alle ore 16.05. Dica il concetto di questa domanda. Questa domanda, perché credete alle turbe e non a me? Lei fa questa domanda. Alle turbe, lei dice a chi si riferisce? Alla Lipari, no, no si parla della domanda. La domanda deve essere completa. Sì. Lei quando ha usato questa espressione si ricorda? Io sì, forse sì. Per pararmi dietro un paravento, forse avrò usato questa cosa qui. A chi si riferiva comunque? Alla dottoressa Lipari. Signora, la signora, ecco, questa è la prima resistenza. La seconda resistenza. Resiste nonostante le assicurazioni del PM. Ricorda che il PM le ha detto le cose rimangono fra me e lei? Il PM. Sì, è probabile, l'ha detto. Ma come l'ha inteso lei questa assicurazione, no, del PM? Qui si chiede proprio un'opinione, proprio. Vabbè. Che non possiamo... A me interessa che la signora ha detto che veramente è stata formulata questa, è stata data questa assicurazione, tra virgolette. Se risulta registrata, risulta registrata. No, pubblico ministero, no pubblico ministero. È nella videoregistrazione. Perché qui c'è una questione da fare o che noi prenderemo in considerazione. È nella videoregistrazione. Quindi, questa sua osservazione non la prendiamo in considerazione. Signora, le sono state lette le dichiarazioni di Lipari e Liparota? Certo, mi pare di sì. No, no. Le dichiarazioni di Lipari e Liparota allorché
Sì, allora che dicono non escludiamo che la signora, Liparota, non escludo che la signora possa essere stata nella stanza 6, è la dichiarazione della Lipari che dice specificamente la sua collocazione. Avvocato, qui però io intervengo, lei ha usato l'espressione se sono state lette, ma si può leggere o si può mettere, a una persona a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni? Diciamo, c'è differenza. Presidente, la lettura, la sola lettura che conosce il codice, però la lettura ai fini del giudizio, che vuol dire? Sì, va bene. Le dichiarazioni no, non mi sono mai state lette. Ma è stata posta a conoscenza che c'erano state queste dichiarazioni? Anche se non sono state lette. C'erano stati gli interrogatori, era una cosa pubblica. Signora Lepri, il contenuto. Il contenuto non mi sembra che fosse a mia conoscenza. Io cercavo di nascondermi e di celarmi dietro quello che sapevo e basta. Sì. Non ho mai fatto paragoni con questo e quello, con questa o quell'altra persona. Presidente, a me interessava soltanto questo aspetto per poterle contestare, perché la signora dice nonostante quello che dicono loro non è vero, dice in un primo tempo non è vero e ora dice che la ricostruzione della Lipari è vera, perciò è un oggetto di contestazione. Se lei ritiene, per richiamare il verbale, solo per questo. Non c'è contrasto, Presidente, perché? Ma non c'è contrasto. Perché prima negava e poi a un certo punto ha detto no. E poi ha detto, signora. No, forse scusi, avvocato, se intervengo, perché io credo che qui la signora Letta deve fornire un chiarimento. Lei prima ha parlato di turbe. Sì. Turbe. E ha specificato che si riferiva alla Lipari. Sì. Quindi qualcuno le ha detto il contenuto delle dichiarazioni della Lipari? Sì, quello che io non ho detto. E agli atti, Presidente, è nel verbale. Sì, certamente. È nel verbale. Certamente. Quindi lei non sapeva integralmente tutto quello che era stato detto da Liparota, tutto quello che era stato detto dalla Lipari, ma qualcosa sapevo. Non è che mi avevano dato in mano il verbale. Ma allora deve così rispondere. Così risponde, perché non può parlare. L'essenza di queste dichiarazioni non le sapevo, però me ne accennavano. Presidente, giusto perché la Corte lo possa conoscere, visto che non lo conosce, il PM è il verbale al quale si riferisce l'avvocato siracusano Summa Fastigia Rerum. Il PM fa presente che la dottoressa Lipari ha più volte riferito che intorno alle ore 11:43 la signora Alletto si trovava all'interno della stanza numero 6 con altre persone tra le quali le parole. Quindi lei da pubblico ministero, la mia domanda era opportuna perché ha riferito quello che lei adesso sta comunicando. Ma è un dato acquisito, non è nessuna cosa misteriosa, sta nelle fasi che avete anche voi. Ma deve essere introdotto nel processo, sarà un dato acquisito, ma il verbale lo dobbiamo introdurre nel processo. La Corte ha acquisito questi verbali. C'è differenza tra acquisizione. La Corte ha già acquisito questi verbali. Presidente. Signora, ecco, un'altra resistenza. Resistono tante le alternative fatte balenare dal PM. Le fu balenata questa alternativa favoreggiamento omicidio? Nei miei confronti, sì. E le dissero anche che in caso di omicidio lei avrebbe potuto essere condannata a 24 anni di reclusione? Sì, ma io non l'avevo fatto. Sì, lo capisco. Ma questo non mi tangeva. Ma sono d'accordo con lei, signore. È il fatto che le hanno prospettato questa ipotesi. Sì. Ma questa ipotesi, voglio dire, era coordinata a questo dato. Sì. Se tu non sei nella sala assistente, se tu non sei nella sala cataloghi, se tu non sei nella segreteria, se tu non sei nella sala fax, devi essere nella sala assistente. E se sei nella sala assistente, le alternative sono o favoreggiamento o omicidio. È così o non è così? Sì. Benissimo, io questo vorrei. Signora. Infatti è imputato di favoreggiamento. Signora, ascolti il ministero, non sappiamo. Ascolti me, signora. Lo sappiamo, dopo più di 30 udienze non abbiamo capito. Signora. L'avvocato si causa si meraviglia di questo. Signora, mi scusi, le è stata profilata l'ipotesi
che poteva essere pregiudicato il suo posto di lavoro? Certo. L'è stata formulata? Sì. Lo dica, sì. Lo dico. Sì. Signora, anche suo cognato le prospettò l'ipotesi di un possibile arresto? Sì o no? Sì. Sì. Signora, allora mi dica, l'ultima domanda. Sì. Lei dice che il 14 giugno cambia registro perché il metodo dell'indagine è diverso. Sì. Benissimo. Ma dico, rispetto al metodo dell'indagine che abbiamo riscontrato guardando la videocassetta, ci sono delle differenze sostanziali? Molto. Ma perché? Ecco, mi dica, può darsi. Ne parlavo poco fa con il Presidente. Dica. Sì, e le differenze sostanziali è che sono stata trattata da persona. Ma perché? Durante il riscontro il discorso è stato in maniera diversa? Evidentemente hanno avuto un modo molto diverso di prendermi. Per cui io ho parlato, ho dialogato con loro, loro mi facevano presente tutti i vari, le varie problematiche a cui andavo incontro se non avessi parlato, e in quel momento io me la sono sentita e l'ho parlato. Signora, scusi, ma queste varie problematiche che lei sarebbe andata incontro se non avesse parlato, non le vennero prospettate anche durante la lunga... Sì, in quel momento non ce l'ho fatta più. In quel momento... Un giorno dopo non ce la dice più. Sì. Dal 13 al 14 non ce la dice più. Okay. Presidente, io ho finito. Presidente, io però... Non è dal 13 al 14, è dall'11 al 14. Il 13 c'è il confronto. Sì, ma non... E nel confronto resiste. Presidente, io ho finito. Però, ecco, mi consenta, io devo insistere per la revoca dell'ordinanza emessa ieri. E le, Presidente, con due parole, perché è messa ieri, sì, perché sul piano dell'elaborazione della prova ciò che a noi interessa non è il motivo per cui è stata disposta una certa operazione, a noi interessano i risultati dell'acquisizione probatoria. Sul piano dell'elaborazione probatoria non interessa la ratio dell'acquisizione di un atto o l'operazione, a noi interessa il risultato dell'operazione, a noi interessa il risultato probatorio. Appunto per questo insisto perché venga revocata l'ordinanza di ieri e venga consentito il controllo in aula di tutta la cassetta. Grazie. Un momento, non abbiamo capito. Nell'ordinanza, avvocato, per quanto riguarda quell'ordinanza, no, che fa riferimento, che non è quella sua, un'altra, l'ordinanza contiene una formula che forse le è sfuggita. La Corte si riserva, sì, è scritto. Per cui come facciamo noi a revocare un'ordinanza quando l'ordinanza sostanzialmente contiene questa formula, si riserva di... Scioglieremo la riserva al momento opportuno. Non come voglio, come è stato scritto. E come vuole la Corte, no? Come voglio io. Sì, sì. Ci sono altre domande? No, Presidente, lei però mi ha accennato anche su questo punto, su questo punto, poiché noi abbiamo preso visione della presentazione da parte del Pubblico Ministero di una nota di sostegno dell'opposizione, nell'insistere, come ha fatto il professor Siracusano, noi però intendiamo depositare domani una memoria di replica a sostegno della nostra richiesta, perché oggi non siamo in grado di depositarla. Benissimo. Per quanto riguarda rapidissime domande, domani non teniamo udienza. Quindi, posso depositarla in cancelleria o a fine giorno. Udienza saremo in grado, oppure, perché abbiamo preso visione di queste. Allora, per quanto riguarda la posizione Ferrara, per il momento è chiusa, no? Devo fare qualche domanda. Vuole fare qualche domanda? Molto rapidamente, perché dobbiamo sospendere 10 minuti. Prego. Poi sospenderemo per un quarto d'ora, 20 minuti. Se vuole farla adesso. No, è meglio finire.
ritengo che siano rapide, anche perché gran parte delle domande sono state fatte dal pubblico ministero. Se può, su questo punto che ora ha formato oggetto e che formò oggetto di mie domande nel corso dell'incidente probatorio, questa storia del metodo, diciamo, sì, che cambia, essere un po' più precisa su una domanda che io le faccio. Noi vogliamo essere chiari, in sostanza i metodi sarebbero tre, perché lei nell'audienza di ieri ha parlato di un metodo che non la convinceva, o meglio non la sorreggeva, sì, psicologicamente davanti alla squadra mobile, tanto per, sì, intenderci. E poi però dobbiamo inserire prima del 14 dei soggetti, diciamo così, diversi dalla squadra mobile, sì, che sono i soggetti processuali, il procuratore aggiunto della Repubblica di Roma e il sostituto, che partecipano, soprattutto il sostituto, alla redazione del verbale dell'11 e l'altra autorità partecipa alla fase di svolgimento di quelle bobine di cui noi possiamo tener conto solamente per la parte che riguarda il colloquio tra lei e il Di Mauro. Anche in questo metodo, il secondo, cioè che è quello dove c'è il pianto, dove ci sono tutte le cose, sì, che poi sono state già domandate dal collega Siracusano, anche in questo secondo metodo lei... Non mi sono sentita di dire quello che ha detto la Lipari fino a che non era venuto il momento del 14. Non... E allora vede, io penso nell'interesse di tutti, io le devo ricordare che c'è stato anche un confronto prima, sì, del 14. Lo so, è stato un drammatico confronto. Non mi sentivo supportata da nessuno, se non da me stessa. E da noi prescindiamo ovviamente da cassette, perlomeno in questa sede, insomma, però. Sì, io infatti anche durante quel confronto non ero sola, nessuno mi poteva proteggere, nessuno mi poteva... Beh, lei invece la vedevo protetta in un certo senso. Signora, ma davanti ai magistrati era con il suo... Con mio cognato, sì, e lei dice c'era la presenza di suo cognato, poteva parlare tranquillamente, non me la sono sentita. Io vorrei soddisfare non una curiosità, perché in un processo così tragico non ci sono curiosità, ma credo proprio un bisogno di capire qual è questo magico filtro che è stato, filtro dico naturalmente metaforicamente, questo magico filtro, perché credo che dobbiamo tutti quanti apprendere bene che cosa è successo la sera del 14, se non sono stati capaci... Ci sono stati capaci altre perché persone. Capisce la sua capacità di resistenza, non in nome, ma in nome di una reazione praticamente a un metodo che passa attraverso i giuramenti molto pesanti, come sì, le ha ascoltato, ovviamente ci induce a formulare questa domanda. Lei è in grado di dire in sintesi, ma qual è stato questo metodo? Il metodo non lo so, è venuto da solo, non hanno né forzato né mi hanno fatto minacce, per cui è venuta fuori la cosa. Quindi non le hanno fatto nemmeno queste domande? Sì, abbiamo parlato, abbiamo dialogato, mi hanno fatto anche delle domande dirette, le abbiamo rielaborate, ho rielaborato anche nuovamente tutti quanti i momenti. Io ho focalizzato tutto in quel momento e l'ho detto. Ma anche le minacce, ripeto, a parte le minacce, le pressioni, culminavano sempre nel riferimento a dei testimoni, proprio, improprio, in questo momento non ci interessa. Cioè non è che a un certo punto in un processo così grave credere al filtro. È successo dopo, perché non tra è successo prima. Filtri, eccetera. Non è successo. Un avvocato modesto come me rischia veramente di impazzire, insomma. Anch'io. Bravo. Se può darci, perché gliel'ho detto, in altra sede, noi vogliamo conoscere queste capacità inquirenti. Non è in grado. No, gliel'ho detto. Lei ha detto un aggettivo, ha detto la dolcezza.
poi. Dolcezza, mi pare che alla fine ha detto solo, no, non ho detto che il sistema era diverso. Ha fornito una certa spiegazione convincente, non convincente, si verrà sono d'accordo. Volevo domandare in che momento lei poi ha, diciamo, dato valore alle cose che lei dice di aver visto, e lo dice solo il 14, in che momento tra l'inizio e l'arrivo sul binario del 14 giugno, in quale momento le ha dato valore? Prima lei non dava valore. Nelle fasi antecedenti. Sì, ma rispetto al 14, rispetto a questo. Lei dice nell'arco della giornata quando. No. Ecco, rispetto nell'arco della giornata. Nell'arco della giornata io direi le prime due ore abbiamo. Dopo che siamo stati, che ne so, a fare una colazione veloce e abbiamo iniziato a parlare, è successo nel primo arco questo. Sì, dico, adesso andando all'indietro fino al 9 marzo, sì. Per tutto questo periodo all'inizio lei aveva dato valore o non aveva dato valore a questi elementi che poi faticosamente le tirano certo fuori? Certo che ho dato valore, però li ho tenuti dentro di me, avvocato. Ok, ok. Dà valore in che senso? Quando ha dato valore? Cioè lei parla di che cosa in effetti? Scusa. Di questo che lei ha riferito oggi, che ha detto in parte nell'incidente probatorio e che ha detto il 14 giugno. Cioè certo. I riferimenti al nostro assistito, a un altro imputato. Ma è stato tutto un... Cioè quando è che ha dato peso? Dice, no, perché lei ieri diceva, ma io perché dovevo essere poi coinvolto in questa indagine? Ha detto più volte, quindi mi scervellavo per capire per quale motivo. Lei mi pare che dicesse, in sintesi, mi permetto di sintetizzare. Beh, se uno è consapevole di essere importante... E io invece non mi sento importante, forse è stata proprio questa la mia pecca, e lo è tuttora. Io guardi veramente non e io pure veramente penso lei di questo. Non si è sentita mai importante, è abbastanza ai fini importante della per poter sì. Sì. Grazie. Prego. Allora sospendiamo per sono i periti da vedere da fuori, quindi la pausa pranzo. Allora facciamo che la pausa colazione comincia dalle 12:30. Un'ora. Ci vediamo tra un'ora, e un'ora e mezza. Sì. Va bene? No, andiamo avanti, avvocato. Andiamo avanti. Oggi andiamo avanti. Una e mezza.